220 espositori dall'Italia e dall'estero hanno dato vita oggi alla 72esima edizione della mostra mercato del giocattolo d'epoca e da collezione che si è svolta presso Cremona Fiere, un evento molto apprezzato in cui si respira un'atmosfera senza tempo come solo i giochi possono ricreare. Si potranno vedere automodelli, bambole antiche, bambole recenti, addobbi di Natale visto anche il periodo, e tutto quello che può essere stato collezionato e acquistato per bambini negli ultimi 100 anni. Abbiamo anche una mostra collaterale dedicata alla serie televisiva Happy Day, andata in onda in Italia tra gli anni 70 e gli anni 80, e il curatore di questa esposizione è il collezionista Ganelli, che è l'unico persona iscritta nel Guinness dei primati mondiali come il maggior numero di collezionista del settore. È un'edizione molto curata. La gente è molto interessata al mondo del giocattolo. Con molto dispiacere, piano piano mi sto disfando della mia collezione privata. Sono giocattoli del 1920, 1930, anche le cose di latta. Sono appassionata di bambole, antiche e no, faccio tante abitine per tutti i tipi di bambole, da piccole a grandi, tanti accessori, scarpine, parrucche, a mio stile. Io tratto articoli di Natale d'epoca da tantissimi anni e parto dal Natale più antico, che è quello tedesco. Quindi la tradizione che parte dal nord della Germania, che ha i confini con la vecchia Boemia, che poi arriva in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi i miei articoli partono dal fine 800 fino ad arrivare agli anni 40-50 di quelli che sono quelli italiani. Spazio anche ai libri. Abbiamo anche un settore dedicato alla libreria internazionale, unico nel suo settore in Italia. La prossima edizione si terrà il 7 aprile 2024.